e oggi è il 3 aprile 2019. Siamo nello studio dell'artista Alessandra Carloni per rivolgerle qualche domanda sul suo percorso artistico. Allora Alessandra, tu lavori prevalentemente sia con pittura che con opere di street art. Volevamo sapere come fai a conciliare questa doppia valenza della tua lavoro? Allora, diciamo che sono due ricerche appunto parallele. In entrambi i casi io comunque studio dei soggetti che poi nascono comunque principalmente come degli sketch, delle bozze, insomma, e porto avanti un'evoluzione di un discorso legato alla storia di questo personaggio, che poi è sempre più o meno lo stesso e che viaggia in qualche modo sospeso in mondi onirici. Il racconto è un racconto parallelo, io ho bisogno di entrambe le due ricerche perché nel caso della pittura, che fondamentalmente è la mia formazione, diciamo la mia provenienza è quella pittorica, vengo dall'accademia, quindi ho fatto studi di questo tipo, come vedete anche dallo studio che insomma qui fa da scenografia a questa intervista, è una ricerca intima, per cui parto da una superficie bianca, che è la vera in questo caso, che ogni volta porterà alla nascita di una storia, di un racconto, insomma, che sinceramente spesso non so spiegare. E l'esperienza parallela dei muri parte sicuramente dai soggetti che nascono attraverso le mie tele, però è contaminata da tutto quello che fa parte poi del territorio vero e proprio, nonché dell'energia fisica che ti porta un muro, insomma. Quindi sono due aspetti che, per quanto paralleli, in qualche modo si incrociano, però preferisco, diciamo, considerarli due aree distinte, insomma. E in tuo lavoro, nei tuoi termini, spesso risultano delle immagini favolistiche, quasi oniriche, un po' surreali, visionarie. A cosa è dovuta questo tipo di scelta di lavoro? Allora, è sempre stato un aspetto, una componente che ha fatto parte della mia ricerca da circa 6-7 anni, più o meno. Io ho finito l'accademia nel 2008, nel 2009 ho iniziato comunque gradualmente a dipingere, perché il trauma del distacco dalla formazione accademica è l'inizio di un percorso, se vogliamo, da pittore, diciamo, da artista, non è mai facile, però fin da subito sono nati dei temi comunque non aderenti alla realtà. Ci ho cercato, insomma, di raccontare la realtà come la vivevo io attraverso il filtro del sogno. Non so sinceramente perché, cioè io lo ammetto, non è che spesso è facile capire la chiave anche psicologica che ha portato, no, alla maturazione di questa visione surreale. Però è un aspetto sicuramente che mi accompagna da sempre e che si è evoluto nel tempo, per cui il racconto di questi sogni, di queste visioni, come dei personaggi che viaggiano in questi mondi, sì, ha fatto sempre parte della mia lettura, diciamo, quasi biografica nei quadri, però è cambiato nel tempo. E come si evolve quindi nel tempo il tuo processo creativo? Come hai visto che si sta evolvendo? Okay. Perché avrai iniziato in un modo e adesso stai, anche se lo sfondo è quello, ma stai cambiando. Certo. Secondo te l'evoluzione di questo processo? Certo. Anche perché un'altra cosa ci tengo a chiederti, specialmente sul discorso della street art, tu lavori a pennello, non lavori con le bambole. Certo. Quindi ha un tipo di impostazione classica che ti è rimasta. Spiegaci un po' tutto questo passaggio. Ah, premettendo che secondo me la ricerca è continua. Sì, dici bene, nel senso, vabbè, la mia tecnica è esclusivamente a pennello, sia ovviamente sulle tele che in questo caso specifico a pittura olio, quindi rimane legata, nonostante i soggetti, diciamo, più contemporanei, a uno stile classico, e nel caso, vabbè, dei muri anche lì lavoro esclusivamente a pennello con una pittura al quarzo. Diciamo l'evoluzione è un'evoluzione legata soprattutto al tema, diciamo, da una parte il tema, ma da una parte anche la composizione, cioè ciò che racconto poi nelle mie opere. La mia prima fase, forse una delle mie prime ricerche, che è venuta fuori anche, diciamo, esposta al pubblico, se vogliamo, per la prima volta in una mostra che fece a Via Giulia nel 2012, era legata a una serie di opere che infatti trattavano di città meccaniche. Io ho iniziato raccontando questi sogni e queste visioni più fortemente legate da una parte alla città, ma una città immaginaria, una città meccanica, in parte con l'influenza naturalmente
di alcuni aspetti stilistici legati per esempio al cinema. Sono stata molto influenzata da Blade Runner come Metropolis, che all'epoca in cui, insomma, quando realizzavo quella serie studiavo proprio perché avevo un esame alla Sapienza, diciamo, influenzata da varie tematiche, sono nate queste città meccaniche che poi a Roma, mettiamola così, ribaltata, vista in un'ottica surreale e che fagocitava il personaggio. Per cui i miei personaggi, che poi sono diventati forse l'elemento che mi caratterizza di più, no? Questi personaggi che non hanno occhi, che viaggiano in questi mondi, prima avevano un ruolo, se vogliamo, secondario, cioè era il paesaggio che aveva la componente più importante, diciamo, nel quadro e nella composizione dell'opera. Negli ultimi tempi ho voluto dare un'attenzione maggiore a raccontare questo personaggio, cioè il paesaggio in fondo è diventato una piccola scenografia, un piccolo sfondo dietro l'importanza di questo personaggio che invece è esploso, è venuto fuori da che era piccolo ed era sì la chiave del quadro, la lettura e il filtro di quell'immagine, dopodiché è diventato il vero protagonista e quindi gli ho voluto dare quell'attenzione che penso che meritava. Dunque, spesso tu hai vinto dei concorsi fatti da enti pubblici o da strutture pubbliche per poter realizzare i tuoi murales di street art. A tuo parere è una moda che stanno cominciando a seguire le istituzioni o c'è un reale interessamento per abbellire le città e i luoghi dove, diciamo, che loro desiderano valorizzare, migliorare come ambiente? Tu l'artista rispondi, no, però dovresti, secondo me potresti rispondere perché hai avuto un'interazione. Sì, sì, anzi, nella maggior parte dei casi, diciamo, legato anche con enti pubblici, non solo con privati. Quindi, sicuramente posso raccontarti esperienze che in alcuni casi erano veramente studiate, progettate e avevano quella funzione territoriale di non solo di riqualificare, ma se vogliamo di dare attenzione a delle realtà emarginate, perché c'era veramente un interesse, se vogliamo, territoriale. In altri casi, è brutto da dire perché lo sto denunciando quasi a livello pubblico, ma siamo tra di noi, se vogliamo, rapportarsi spesso con realtà pubbliche ti fa comprendere che ci sono effettivamente delle mancanze e che spesso gli obiettivi che hanno queste realtà sono più politici, se vogliamo, che di vera attenzione alla cura, se vogliamo, o al territorio, che in tanti casi invece avrebbe bisogno, insomma, di avere delle risposte, insomma, di rispondere a delle condizioni di disagio, no? Quindi in questo caso sembra una moda, cioè pensano che quel murales abbia... Poi più che moda è proprio, sì, sfruttano, se vogliamo, la moda, la utilizzano col fine naturalmente di promuoversi a livello politico. Questo parlo naturalmente di certe realtà pubbliche, non tutte sono così, e a me è capitato di collaborare, soprattutto nei piccoli comuni, devo dire, in situazioni splendide, cioè in cui c'è stato un riscontro da parte del territorio, ma anche degli enti pubblici che sostenevano il progetto, e anche un'ottima organizzazione, perché poi è quella che spesso viene a mancare, cioè insomma, le istituzioni vorrebbero riempire i muri proprio seguendo quella moda, quel fenomeno oramai di massa, però spesso non sanno neanche da dove partire nell'organizzazione, nel sostenere il lavoro dell'artista, quindi c'è anche un po' di ignoranza, se la vogliamo mettere proprio a livelli bassi, insomma, nella gestione di certe cose che invece andrebbero curate in tutto. Cioè. Okay. E qual è il luogo, diciamo, il piccolo comune, senza voler far torto a nessuno, dove ti sei trovata meglio? Vabbè, no, sono vari, insomma. Poi in realtà io ho collaborato più che poi con l'ente pubblico che chiama l'artista anche in situazioni come festival, insomma, cioè festival di street art che sono organizzati spesso anche solo da associazioni, quindi non è lo stesso comune che finanzia, insomma. Nel caso dei comuni, ecco, al nord devo dire che ho avuto delle situazioni, insomma, sicuramente più gestite, insomma, più organizzate, di accoglienza, di risposta da parte dell'ente. Ci racconti come ti sei confrontata con la realizzazione del murale su Francesco Baracca, che è un eroe ovviamente italiano e che quindi ha una serie di connotazioni non solo nella storia, ma anche nell'iconologia. Ricordo che il cavallino rampante del suo aereo è stato poi ceduto dalla mamma
di Francesco Baracca a Enzo Ferrari, dicevi, gli avrebbe portato fortuna, infatti la stemma della Ferrari è conosciuta oggi in tutto il mondo. Come ti sei confrontata con un mito? Sotto certi aspetti Francesco Baracca è un mito italiano. Esatto, e beh, lì, anche lì ho voluto giocare sul sogno e sull'onirico, e quindi ho immaginato una versione, se vogliamo, fanciulla. Cioè, i miei personaggi comunque raccontano di anime alla fine quasi eternamente adolescenti, come mi sento un po' io, mettiamola così. E anche questo Francesco Baracca è un po' un ragazzo, anche se ha tutte le connotazioni poi che ricordano vagamente lui, ma filtrate attraverso il mio stile, e tiene in mano questo modellino di aereo, con quel simbolo che poi lui stesso ha inventato, il suo modellino di aereo, poi tra l'altro, come se fosse un gioco. Come se fosse proprio, come se stesse giocando da bambino con un modellino, insomma, no? E l'ho chiamato, l'ho intitolato il Cavaliere del Cielo, perché era poi il soprannome che storicamente, no, gli avevano riconosciuto, ma come immaginandomelo in una situazione ludica, di gioco, insomma. E che reazioni ci sono state lì a Lugo di Romagna? Capirai. No, sono interessato, perché... capisci, tu lo vedi come artista, gli altri lo vedono come una rappresentazione. No, poi là è veramente un mito, capito? Gli hanno fatto, cioè, tutta la vabbè, c'è la statua enorme al luogo di Romagna, cioè, gli hanno fatto non so quali monumenti, anche perché è originario proprio del luogo. Però, vabbè, a parte qualche, diciamo, sai, quei piccoli dettagli, quei riscontri delle persone che ogni tanto dicono, vabbè, ma i baffi ce l'aveva, forse non ce l'aveva. Perché non l'iconografia sì, l'iconografia, beh, quella è sempre normale, se li vai a prendere un simbolo. E non poi è fatto uguale, non è fatto no. Uguale. E poi ovviamente anche gli occhi, perché l'acchia ha per esempio una parentesi infinita, poi non si tratta di una faccia così, ma immaginati una faccia di 6 metri senza sì. Occhi. Cioè, o comunque non senza occhi, ma coperti dai capelli, dall'ombra che li crea ogni volta sul volto, pure là. Vagli a far capire che l'occhio insomma non c'è, perché devo raccontare il sogno e la visione. Però devo dire che alla fine sono stati molto contenti, anzi hanno sostenuto insomma pienamente il progetto, avrebbero voluto che quel muro fosse più visibile, che, insomma c'è stato un riscontro poi positivo. La tua raffigurazione non è avulsa dalla storia dell'arte? No, non penso proprio, anzi. Soprattutto nell'arte più contemporanea. Cioè poi hai studiato storia dell'arte, secondo sì, me. Sì, no, infatti. Solo che nel mio caso sono per più penso una cosa proprio che istintivamente non riesco a realizzare. Cioè avrei paura forse anche di avvicinarmi troppo all'illustrazione, cioè di andare troppo a descrivere questo personaggio che in fondo è una simbologia. Cioè non è un vero e proprio personaggio definito. Quindi cambierebbe in qualche modo se tu lo definissi troppo. Non lo riconoscerei più. Okay, non so come spiegarlo, anche perché forse in quello c'è il mio specchio. Non so, è molto difficile questa cosa da spiegare per me nel senso della parola. No, beh, se è più emotiva, istintiva, lo fai, non è che non ci ragioni troppo. Sì. Ma vedrai che poi le soluzioni ti arriveranno prima o poi. Nel tempo, artista. Ma magari arriveranno. Arrivano. Senti, ho visto che hai realizzato anche un murale a Villerupt, sì. In Lorraine, in Francia, ed è una anche lì una rappresentazione lirica che ricorda in qualche modo Fellini, se non sbaglio, certo. In base così. E ho visto anche nel 2018 questo murale è stato preso come manifesto della rassegna del cinema italiano che fanno tutti da gli 40 anni, anni. Da 40 anni lì, perché sono... evidentemente, perché quella deve essere una zona dove ci sono state anche le miniere, sì, no, gli italiani ci non sono questo. Molto presenti. E come ci si sente a rappresentare a questo punto all'estero l'arte italiana, che di fatto questo è fatto, insomma? Ah no, devo Spiegami dire che è stata innanzitutto una bellissima esperienza, perché uno non me l'aspettavo che mi ricontattassero addirittura questa organizzazione del festival, che ha la sua... devo dire notevole dignità e importanza, in quanto sono 40 anni, 40 edizioni, e a parte poi l'accoglienza, ma anche il fatto proprio di farti sentire che hai un ruolo importante all'interno di quel festival, cui mi hanno ospitato, mi hanno richiamato là quando c'è stata la presentazione di film, hanno fatto vedere l'immagine della locandina, hanno utilizzato la locandina ovunque, quindi anche a livello proprio di media, di comunicazione, hanno pubblicizzato moltissimo il mio lavoro, e su questo io devo riconoscere, cosa che spesso noi non siamo abituati, no? Diciamo,
nel nostro paese non c'è tutta questa attenzione, soprattutto nei confronti magari di un emergente, tra virgolette. Però ecco, lì invece è stata un'esperienza, devo dire, unica da questo punto di vista, sì. Ma era una commissione comunque? Commissione, sì. Loro naturalmente avevano visto questo muro dedicato, diciamo, al che io avevo dedicato a Fellini, perché sapevo, dato che mi era stato destinato Billerut per la realizzazione di questo muro, e faceva parte di un festival di street art internazionale che si chiama Kufa Urban Festival e che si distribuisce in tutto intorno ai comuni vicino Lussemburgo, a me era stato destinato questo comune e io naturalmente, come d'obbligo, non riesco a non studiare il territorio prima di realizzare un'idea, un concetto poi da applicare soprattutto su una superficie che in questo caso sono 16 metri, quindi aveva anche la sua importanza. Sono andato a studiarmi la comunità e ho scoperto che appunto a Billerut c'è una forte presenza della comunità italiana, perché appunto ex città, insomma, siderurgica, mineraria, insomma, lì si è stanziata una realtà effettivamente italo-francese e che nel tempo ha anche valorizzato e fondato questo festival. Quindi l'importanza che danno al cinema e alla tradizione del cinema italiano, ma anche della commedia italiana, mi ha portato a pensare, non voglio realizzare una cosa che è, non, diciamo, che non ha un legame appunto con questa realtà, no? E quindi nel mio stile ho pensato al regista che era più vicino a me a livello proprio di onirico, di dimensione del sogno, di dimensione della visione, e quindi ho pensato a Fellini, cioè maestro per eccellenza, e ho ribaltato tutte le sue simbologie inserendole nel mio mondo, per cui la nave è diventata una nave meccanica, che sono poi la serie delle mie navi meccaniche che ho realizzato più o meno dal 2016 al 2017, riportata appunto su un muro e con dentro tutti gli elementi, diciamo, che rimandano all'iconografia del cinema felliniano. Quindi questo è un po' il sogno felliniano che colpì l'organizzatore del festival del cinema di Billerut, che l'anno dopo mi chiese di realizzare la Luandina. Sarà stata contenta allora Aurélie Filippetti, perché l'ex ministro della cultura francese di origine italiana è andata proprio a Billerut. Può darsi che era anche ospite, ma io non lo sapevo. Sicuramente nel 2018, anche se era già, non era più ministro della cultura, era una persona molto interessante. A tuo parere c'è la possibilità che la street art, questo una cosa che più riguarda un discorso di storia, che si codifica come un fenomeno urbano, una cosa fine degli anni Ottanta, all'inizio degli anni Ottanta, e possa assumere nel tempo i caratteri e i modi di espressione dell'arte contemporanea, dell'arte moderna e contemporanea. Ovvero sia, non c'è questo pericolo che in qualche modo poi si standardizzi un po' tutto, e un po' come un gallerista che desidera di fare i temi che servono perché lui poi vende i quadri, in questo senso mi interessava sapere, perché essendo un artista che lavora su tutto, certo, ha una visione completa. Beh, allora, nel caso, per esempio, se pensiamo a alcuni nomi internazionali dell'arte urbana che viaggiano da una parte di un paese piuttosto che dall'altra, quindi circumnavigano il mondo da tutti i punti di vista, quello è un sistema, un mercato che si sono creati e che comunque si è costruito intorno a loro. E quindi sì, cioè oggettivamente, cioè ad oggi la street art non ha più quella purezza che ancora, diciamo, può essere incarnata in alcune forme artistiche ed espressive come quella di Blue, che è il capostipite per eccellenza del linguaggio ancora puro della street art, se vogliamo, però che lì bisogna vedere poi quanto in sostanza, no, sia vero, perché comunque un artista deve anche campare, no? Cioè diciamocela proprio in maniera chiara. E sicuramente è un processo che arriverà anche nell'arte urbana, cioè questa commercializzazione è già in atto, questa mercificazione dell'arte urbana è già in atto da tempo, ci sono delle gallerie, c'è un mercato, ci sono delle fiere che ospitano oramai degli artisti insieme naturalmente a pittori anche contemporanei o artisti contemporanei, anche street artist, quindi ad oggi è un percorso che si sta seminando e che inevitabilmente porta a quello, ma purtroppo era inevitabile, insomma, da quel punto di vista non si può tornare più a quell'ottica, no, che
però diciamo che allora, il muro di per sé, lo riportiamo sì. al discorso antico, è un affresco, quindi è immobile, sta lì, sia. Mentre invece per mercificazione dovrebbe essere comunque una serie di tirature di lavori che vengono poi fatti sulla base di quel muro. Cioè beh, infatti è quello che già stanno facendo. Certo, ci fa quello che vuole sapere. Cioè, secondo te questa cosa sta avvenendo veramente, c'è un mercato reale già che funziona? Sì, sì, non è, ovviamente è in nascita, quindi è in ma non è italiano forse, più estero? No, c'è anche italiano, ci sono anche delle gallerie in Italia che rappresentano l'arte urbana nelle più importanti città dove poi si è effettivamente verificato un fenomeno di street art, no? Però sì, a livello internazionale è chiaramente in atto, le grandi fiere ospitano già nomi della street art internazionale e, come dici te, appunto, se non possono portare il quadro nelle fiere, il muro nelle fiere, esistono mille forme di riproducibilità, dalla serigrafia, ma anche gli stessi quadri, le opere, cioè gran parte di questi nomi internazionali come me vengono anche da altre formazioni, o sono grafici o sono pittori, cioè anche il discorso del venire dalla strada, dal linguaggio dei graffiti, sì, esiste, ancora c'è, ma il panorama è variegato, per cui la maggior parte di questi artisti internazionali in realtà viene da tanti altri campi, come nel mio esempio, insomma, no? E l'ultima domanda che mi interessa, che un tuo parere è più tecnico, che ne pensi del lavoro di Banksy? Dall'origine, da quello che c'è oggi, ovviamente, perché in origine era una cosa, oggi è un'altra. Vabbè, nel senso, non è facile esprimermi in questo, però vabbè, quello che bisogna rendergli atto è che effettivamente è uno dei nomi più, diciamo, eclatanti sulla scena, no, attuale del mercato contemporaneo. Di fatto non c'è più però quella chiave, quel messaggio così poetico. È solo provocatorio, però all'inizio non aveva questo linguaggio provocatorio. Ecco perché io penso sempre che il mercato si sta inserendo a pieno titolo nella street art, perché un personaggio come Banksy ad oggi, e pare brutto da dire, però per me è ampiamente costruito. Mm-hmm. Cioè le azioni provocatorie sono come quelle di Cattelan nel mercato contemporaneo. E Cattelan non è lui che decide, appunto, quindi sono due aspetti completamente diversi, insomma, non è più quel Banksy che ci raccontava la guerra attraverso il suo filtro, è qualcosa di più che spesso non viene neanche da lui, è deciso da altri, e quindi mi sento di dire che, insomma, si sta cambiando. E quindi Alessandra Caroloni è ancora pura, adesso no, vogliamo dire, rispetto al resto del mondo. Benissimo, ringraziamo Alessandra Caroloni per questa bella intervista che spiega molte cose. Grazie. Anche della sua personalità e anche della sua arte, e con questo la salutiamo e la ringraziamo. Grazie.